Ecco, adesso vediamo brevemente i Samoyedi, che qui c'è una bella immagine, ecco, della mamma col suo bambino, che purtroppo si vede malissimo, però ha davvero una bella immagine. Ecco, poi c'è addirittura un bambino, ecco, che abbraccia strettamente il suo cane, un'immagine molto carina. Magari domani con più luce la farò, la fotograferò anche, la fotograferò anche con la webcam, così magari poi se riesco a fare il PDF la metto anche lì. Vi leggo, ecco, questo discorso breve relativo al loro tipo di sciamanesimo, ecco. Lo sciamano detto Tatibe era, come sempre, molto considerato e rispettato. Le sue sedute avvenivano al buio, in un'atmosfera fortemente suggestiva. Egli sedeva su un sedile di renna, con le mani legate, cantando una negna che era una sorta di dialogo con gli spiriti, variante di tono, a seconda del grado di eccitazione che raggiungeva. Nel momento del contatto con gli esseri soprannaturali si sentivano strani rumori, suoni di tamburo, simili di serpente e grugniti di orsa, e il fatto che impressionava sempre gli astanti, improvvisamente le mani del Tatibè erano libere. Tornato in sé, egli riferiva ai presenti la volontà dello spirito, comunicava con l'anima del malato, che era stata liberata e sarebbe tornata nel suo corpo. I fenomeni singolari verificatisi nel corso della seduta erano considerati prove tangibili di potenze e manifestazioni dello spirito, che parlava al solo e in grado di capirlo. In realtà i sibili e gli altri suoni erano prodotti dallo sciamano stesso, che era ventriloquo, conosceva una serie di trucchi che potremmo definire da prestigiatore. Il Tatibè, però, agiva sempre in buona fede, nella convinzione che le sue azioni ingannatrici fossero parte essenziale del giusto comportamento magico da tenere. In secondo luogo, egli era consapevole che i presenti ne erano beneficati, beneficamente influenzati, che il malato stesso, suggestionato positivamente, ne traeva giovamento. Poi, fino a qualche decennio fa, ogni famiglia custodiva i shaitan, statuette di pietra o legno, che rappresentavano i protettori del clan. Altre immagini sacre, vagamente antropomorfe, venivano erette sulle alture a propiziare la caccia. Ogni clan possedeva poi dei propri luoghi, dei luoghi propri, nascosti nella tundra, dove in generazione venivano fatti sacrifici agli spiriti e offerte corna di renne e teschi d'orso, secondo un uso che ricorda molto da vicino il culto lappone dei Seli. Che lo abbiamo visto, eh? Nei video dei Lapponi avevamo visto che i Lapponi avevano questi luoghi sacri chiamati sedi, che erano propriamente dei sassi sacri, ecco, per dire, delle alture sacre, dei luoghi carichi di potenza, ecco, che rimando alla videolettura che avevo fatto, eh. Sembra che solo i Nenci credessero in un essere supremo, creatore del mondo, Num, il cielo, sorta di Deus Ozioius, su cui non era tributato alcun culto. Sotto il governo degli zar di Russia, i Samoyedi si convertirono alla religione ortodossa, continuando però per lungo tempo a restare legati alle credenze e ai loro miti. Uno di questi, relativo alla caccia all'orso, è rimasto vivo fino a una trentina d'anni fa. Accerchiato e catturato l'orso, i cacciatori mostravano di stupirsi della sua presenza, recitavano versi che ne celebravano la forza e la virtù e, rivolgendosi con l'appellativo rispettoso di nonno, gli chiedevano i motivi della sua visita, come se l'animale fosse andato incontro ai cacciatori di sua spontanea volontà. Una volta ucciso, le sue spoglie erano trattate con grandi riguardi, fingendo che la morte fosse dovuta a un deplorevole incidente. Niente, poi vi leggo anche gli Yakuti, lo faccio in un video a parte. E poi vediamo di leggere e di concludere il discorso con gli Inuit, anche se li avevo già trattati gli Inuit. Vi leggo qualche altro concetto un pochino più specialistico, ecco, poi ovviamente il lavoro lo concludo, che mi sembra comunque di aver fatto un lavoro, ecco, completo sull'argomento per quanto riguarda quest'area geografica.